SCP è questo il nome dell'associazione di cui faccio parte. Esistono numerosi dipartimenti in tutto il mondo. Il mio era ed è l'SCP Doc Department. I membri del dipartimento si fanno chiamare cacciatori e cacciatrici e il loro compito è proteggere l'umanità da qualsiasi oggetto, animale, persona o entità pericolosa. Purtroppo per me e per voi, l'SCP Doc numero 1371 ha attaccato il dipartimento, liberando e spargendo sul suolo italiano tutti gli SCP che avevamo messo in quarantena per anni. Abbiamo bisogno di nuove reclute, abbiamo bisogno di cacciatori di mostri, abbiamo bisogno di voi. SCP Doc 003, donna di pelle, creatura di classe Euclid, luogo di cattura Boiano, Molise, statura 1,75 m, peso 60 kg. Segni particolari, intero corpo scorticato e senza pelle, mancanza di occhi, dita simili a filamenti o radici, ghigno sempre in mostra. Un esemplare di donna di pelle è stato recuperato dopo diverse segnalazioni nelle bellissime foreste di Castagno di Boiano. Non ha particolari poteri paranormali, ma è comunque molto pericolosa per via della sua estrema agilità. È constatato che può raggiungere anche i 50 km orari in corsa. Adora immobilizzare le sue prede con un veleno paralizzante per poi infilare le sue dita negli orifizi del viso, come orecchie, naso, bocca o anche occhi, fino ad arrivare al cervello della vittima. A quel punto lo controlla e lo possiede fino ad un raggio di 700 metri. SCP Doc 017 Giant, creatura di classe Keter, luogo di cattura Nichelino, Piemonte, statura più di 4 metri, peso non classificato. Segni particolari: corporatura scheletrica, occhi grandi e fuori dalle orbite, muscolatura ben visibile, artigli al posto delle unghie e capelli folti e lisci. Il Giant è un essere pericolosissimo per la civiltà moderna. Non si sa se quello catturato dal Doc Department sia l'unico esemplare esistente, ma dato che ora è fuggito, l'intero suolo italiano è a rischio. Tutte le unità dei cacciatori di mostri sono in stato di allerta. Il Giant ha una forza non misurabile nelle sue braccia. Riesce a uccidere diverse persone con un solo attacco. Non è noto in che modo scelga il suo obiettivo e perché non ami apparire in centri abitati. Solo una volta nella storia ha attaccato una città e questa sciagura toccò proprio a Nichelino, in provincia di Torino. SCP Doc 025, mostro di Massafra, creatura di classe Euclid, luogo di cattura Massafra, Puglia, statura 1 metro, peso 43 kg. Segni particolari: braccia sproporzionate e lunghe 1,5 metri cada una, non possiede le gambe, viso di una donna probabilmente orientale di circa 50 anni. Il mostro di Massafra non ama la luce, sia essa artificiale che naturale. Si muove lentamente, a causa e grazie alle sue forti braccia. Può essere facilmente individuata di notte per via dei suoi lamenti strazianti mentre si muove. Solitamente caccia cinghiali, cervi o altri animali boschivi, ma più volte ha rapito e divorato anche esseri umani di qualsiasi età. Il suo modo di eliminare le prede consiste nel graffiarle su tutto il corpo, facendole morire dissanguate. Si assicura però di lasciare in vita la vittima, procurandole solo ferite superficiali, e il tutto durerà più di 2 ore. Poi, una volta morta, la squarcia sul petto, nutrendosi dei suoi organi vitali. Mia cara ciurma, prima di continuare vi ricordo che le magliette ufficiali dell'SCP Doc Department sono ancora disponibili. Chiunque ne acquisterà una è pregato di mandarmi una foto su Instagram. Così facendo entrerà di diritto in un gruppo speciale per i membri del Doc Department, destinato alle nuove reclute e agli agenti speciali dell'SCP. Trovate il link per acquistarla nelle schede o in descrizione. Ma ora continuiamo. SCP Doc 032, Nebulosa, creatura di classe Safe, luogo di cattura statura 2 metri,
peso non classificato, segni particolari, il suo corpo è semitrasparente, lasciando intravedere le connessioni neuronali presenti non solo nel suo cervello, ma in tutto il suo fisico. Non possiede le mani e nemmeno i connotati tipici degli esseri umani. Nebulosa si è presentata di sua spontanea volontà alle porte del dipartimento SCP del DOC. Nel 1999 si materializzò dal nulla, davanti al cancello principale. Le telecamere e le guardie hanno filmato l'accaduto. Subito venne inviata una squadra di recupero, ma Nebulosa comunicò mentalmente e psichicamente agli agenti di non portare con loro le proprie armi. Disse che nel linguaggio umano terrestre il suo scopo era la pace e la diffusione della conoscenza. Da allora Nebulosa accettò di collaborare con l'SCP Doc Department, ma ad una condizione: nessun esperimento sul suo corpo. L'SCP Doc Department accettò e da allora Nebulosa ha spiegato e descritto numerose specie aliene presenti e viventi sul pianeta Terra. È uno dei pochi SCP che non è scappato dopo la breccia provocata da SCP Doc 1371. SCP Doc 055 Shark, creatura di classe Euclid, luogo di cattura spiagge di Marina di Caronia, Sicilia. Statura 2,5 metri, peso 170 kg. Segni particolari: testa simile ad uno squalo o una talpa, corpo umanoide molto muscoloso, gambe fuori misura, 6 tentacoli artigliati sulla schiena e sul ventre. Gli shark vivono lungo le spiagge del Mediterraneo. Sono stati avvistati in Grecia, oltre che in Italia. Sono però solitari, possono respirare sia sott'acqua che all'esterno. Sono ciechi, ma hanno un olfatto talmente sviluppato da poter individuare un essere vivente di qualunque specie a chilometri di distanza. Viene spesso scambiato per un pesce, dato che nasconde il suo corpo quando è in acqua, facendo intravedere solo il suo viso. Solitamente non attacca gli esseri umani e dorme per gran parte della giornata, ma di notte la sua furia e la sua sete di sangue aumentano a dismisura. Più volte prima della cattura di un solo esemplare, l'SCP Doc Department ha registrato la morte di ragazzi adolescenti che si erano inconsciamente messi a fare un bagno notturno in mare. Come ben sapete, la Fondazione SCP non contiene solo mostri ed entità, ma anche oggetti paranormali e qualunque cosa venga ritenuta anomala o strana per l'umanità. Vediamone due di questi recuperati in Italia. SCP Doc 64, Acqua Santa Inversa. L'Acqua Santa Inversa è una pozione creata da una cellula satanista operante da diversi anni nel sud Italia. Non sono di certo semplici ragazzi che adorano un culto pagano, quanto più una vera e propria setta di negromanti moderni. Quest'acqua santa è identica a una tipica madonnina di plastica contenente appunto dell'acqua purificata e consacrata, con l'unica differenza che questa di cui vi sto parlando io è stata sconsacrata invece di essere benedetta. Dopo che diversi pezzi di questo SCP furono messi in circolazione, l'SCP Doc Department si è subito attivato per sequestrarle tutte e per arrestare i membri più influenti della setta satanica. Interrogandoli si è scoperto che per sconsacrare l'acqua era necessario un sacrificio di un umano puro e ancora innocente, un neonato. Gli effetti di quest'acqua maledetta sono pericolosi. Una volta gettata l'acqua su un essere umano, questo riporterà ustioni e ferite nella zona di contatto. SCP Doc 97 Hell Videotape. La Hell Videotape è un videoregistratore anni 90, con schermo annesso. Randomicamente proietta sul suo schermo film, episodi di cartoni animati o filmati amatoriali macabri e inquietanti. Molti snuff movie sono stati scoperti grazie a questo strumento. L'SCP non conosce le sue origini e chi lo avrebbe creato, ma pensa che non sia l'unico esemplare al mondo. Se invece si inserisce una videocassetta, Hell Videotape ne modificherà il contenuto, riscrivendo la pellicola. È stato dimostrato che qualunque bambino sotto ai 12 anni di età
che osservi o guardi anche solo un minuto di una videocassetta modificata da El Videotape potrebbe sviluppare seri problemi di natura mentale ed essere incline a commettere crimini da adulto. E adesso preparatevi, mia cara ciurma, ad uno degli SCP più famosi d'America. Ma prima vi ricordo come sempre che stasera alle ore 19 ci troveremo in live per affrontare meglio gli SCP americani, capirne le loro abilità e metterci alla prova. E adesso leggiamo l'SCP 966. Creatura di classe Euclid. Sono creature predatrici che ricordano umani glabri, aventi una faccia allungata con una bocca dotata di numerosi denti aghiformi. Su ogni mano sono presenti 5 artigli, che possono arrivare fino a 20 cm in lunghezza. Nonostante siano affilati, essi possono facilmente rompersi, il che li rende inadatti al combattimento. Gli esemplari di SCP-966 si nutrono di animali di media grosse dimensioni, incluso l'uomo, cacciando sia da soli che in coppia. Attaccano le loro vittime con delle speciali onde e frequenze, che non permette loro di dormire. Dopo aver privato la sua vittima del sonno, SCP-966 pedinerà la propria preda fino a quando la mancanza di riposo lo renderà inerme, momento nel quale SCP-966 procederà a consumarla. Ma di informazioni ce ne sono anche tante altre e le scopriremo stasera su Twitch. Intanto commentate questo video scrivendomi in che provincia d'Italia vivete e chissà, magari nel prossimo episodio potrei proprio leggere un SCP della vostra zona. E ovviamente mettere il vostro commento in video. Ma ora, miei cari cacciatori e cacciatrici, è arrivato il momento di salutarci e che il brivido sia con voi.